In questo video di Animalpedia ti diciamo cosa può portare un gatto a urinare ovunque e cosa puoi fare per cambiare questo comportamento. Marcatura nei gatti. Prima di tutto, dobbiamo sapere che trovare la pipì fuori dalla lettiera del gatto può essere dovuto all'azione di urinare o marcare. I gatti infatti usano l'urina come segnale o segno per se stessi e per gli altri gatti, poiché questa urina contiene feromoni. In caso di marcatura, i gatti non hanno bisogno di urinare, ma segnano le superfici che li interessano per vari motivi con poche gocce di urina. Se hai notato che il tuo gatto urina fuori dalla lettiera quando è in calore, questo è un segno sessuale, un modo per comunicare con gli altri gatti intorno a loro attraverso i feromoni sessuali. Questa marcatura può anche essere territoriale, soprattutto se accompagnata da graffi su oggetti indesiderati e sfregamento della testa. Vediamo ora le principali cause che spiegano perché un gatto urina fuori dalla lettiera. 1. Malattie. Un'eliminazione inadeguata può essere un segno di patologie irritative, infiammatorie, infettive o dolorose, indipendentemente dal fatto che provengano o meno dal sistema urinario, come cistite infettiva, calcoli urinari, tappi mucosi nell'uretra, demenza senile e incontinenza urinaria, tra gli altri. Puoi sospettare che il tuo gatto sia malato se vedi sangue nelle urine, minzione molto più frequente e ridotta, dolore durante la minzione, miagolii, attività aumentata o diminuita, consumo di acqua aumentato o cambiamenti nelle sue abitudini. 2. Scarsa igiene della lettiera. I gatti adorano che la loro lettiera sia come suggerisce il nome, ovvero adeguatamente pulita e igienizzata. Se non pulisci la lettiera ogni giorno, puoi far sentire il tuo gatto sporco, insicuro, facendolo sfogare altrove. Inoltre, ciò provoca spesso dello stress e porta anche a una marcatura e smaltimento inappropriati. 3. Problemi con la lettiera. La cosa giusta è che ci sia un numero sufficiente di lettiere in modo che ogni gatto in casa possa sempre accedervi. Inoltre, questa lettiera deve essere adatta, ovvero il gatto deve potersi girare all'interno di questa e avere una sabbia che non lo irriti o non gli dispiaccia. Inoltre, i gatti tendono a preferire quelle scoperte prima di quelle chiuse. Se al tuo gatto non piace la sua lettiera, è un altro motivo per la possibile menzione in aree inadeguate. A volte il problema è nella sua posizione, se questo è un luogo molto rumoroso o vicino dove si mangia, si beve o si riposa. 4. Stress. Qualsiasi semplice cambiamento nella loro routine, l'ubicazione delle loro cose, strani rumori, visite, cambiamenti nella dieta o lo stress dei loro caregiver possono scatenare ansia e stress nei gatti. Lo stress ha conseguenze a livello di salute. È infatti responsabile della riproduzione di immunosoppressione, che predispone infezioni, perdita di appetito, nervosismo, irrequietezza e problemi comportamentali e un'inadeguata eliminazione delle urine. 5. Introduzione di una nuova persona. L'arrivo di un nuovo membro della famiglia, soprattutto se si tratta di un altro gatto, altera notevolmente la stabilità del gatto residente. Nelle case con più di un individuo, altera anche la gerarchia esistente, il che può portare a una marcatura e all'eliminazione inadeguata dell'urina. Come impedire al mio gatto di urinare ovunque? Per cominciare, il gatto deve essere castrato per ridurre l'istinto sessuale e la marcatura del territorio con l'urina. Se il problema è una base patologica, la soluzione è curare la malattia. D'altra parte, è importante rispettare lo spazio del tuo gatto, la sua tranquillità, le sue abitudini e il suo riposo. Altrimenti potrebbe diventare stressato e iniziare a urinare nei posti sbagliati. Non punirlo neanche, perché non farebbe che peggiorare la situazione. Invece, concentrati sulla scoperta della causa di questo nuovo comportamento. Pulisci la lettiera ogni giorno, posizionalo in un luogo adatto e trovane una con cui il gatto si senta a suo agio. Allo stesso modo, assicura che le visite non pregiudichino gravemente la sua tranquillità e impedisci che sia soggetto a forti rumori o lavori di ristrutturazione in casa. Infine, ti consigliamo di utilizzare feromoni felini sintetici
per creare un ambiente calmo e pacifico per ridurre lo stress. Se il problema persiste, è meglio rivolgersi a uno specialista in etologia felina. Dici, sai perché il tuo gatto urina fuori dalla lettiera? Alla prossima volta, esperti!